Oh, finalmente ha smesso di piovere, quindi guardiamo se riusciamo a fare questo breve video. Allora, l'idea di oggi è quella di fare 10 km col Google all'incirca, 5 all'andata, 5 al ritorno, più o meno, Qui segna 54 volt, quindi la batteria è carica, come si può vedere qui ho resettato il contachilometri, quindi ho fatto i primi 100 metri soltanto, batteria carica, 5 tappe su 5, e guardiamo come si comporta questo Google in circa 10 km fra andata e ritorno. Via! Bene, abbiamo fatto i primi 5 km, quindi l'andata. Ora il ritorno sarà un po' più lungo perché non torno al punto di partenza, ma un pochino più in là, un pochino più lontano. Comunque, i primi 5 km andati perfetti, la batteria è ancora al massimo, non so se si vede, 5 su 5, e il voltometro segna ancora 52. Quindi, insomma, abbiamo perso poca batteria, considerando che abbiamo fatto 5 km, come vediamo qui dal grafico, e con una velocità media di 25 km orari, quindi non è che siamo andati piano da dire conserviamo la batteria, ok? Abbiamo fatto altri circa 5 km, 5,1, la batteria ha perso una tacchetta, ovvio, siamo già a 10 km, quindi ora siamo 10 km, abbiamo perso una tacchetta, non ci siamo riguardati di certo ad andare piano, nel senso che se volevamo risparmiare batteria lo potevamo fare. E ora ripartiamo e ne facciamo altri, penso, 3 per arrivare a destinazione. Guardiamo quindi con quanta batteria arriviamo. A destinazione abbiamo fatto quindi altri 8 km e 4, quindi siamo a 13 km e mezzo circa, il voltimetro segna ancora 49. Ora qui 4 tacchette, ma in realtà prima una era andata via, quindi ne era rimaste 3, sta ballando fra la terza e la quarta. Comunque fra la terza e la quarta tacchetta dopo 13 km e mezzo, dove non siamo anche stavolta, ripeto, andati piano. Se lasciavamo la modalità 1 che fa 15, 16, 17 in base alla strada, sicuramente consumavamo la metà. Certo, ci mettevamo il doppio del tempo, però a parte questo, si è comportato benissimo. Ho guidato in strade un po' fangose, non si è neanche sporcato più di tanto, quindi con una pulitina non vuol dire idropulitrice, perché qualcuno, ho visto su internet, ha usato un'idropulitrice, vabbè, non è tenuta stagna, cioè vi si allaga, lo buttate via.
Dov'è Cugo? Dov'è Cugo? Nella spazzatura lo mettete Cugo. Comunque, dai, andiamo ora in garage e facciamo le ultime considerazioni prima di chiudere il video. Abbiamo visto quindi come si comporta questo monopattino con la batteria. Abbiamo scaricato circa il 25-30% se andiamo a guardare bene in questi 13 km e mezzo. L'abbiamo però spremuto, quindi non ci possiamo lamentare. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi interessano altri video sul Kugo, perché a breve pubblicherò le prime magagne, diciamo, del Kugo, e ci sono ad esempio i freni. Quindi iscrivetevi e al prossimo video. Ciao ciao!